Ragazzi, oggi nuovo video quiz, mi raccomando, se ne volete vedere altri sul canale dovete lasciare un bel mi piace a questo video perché dobbiamo arrivare almeno a 8.000, quindi scendete giù e lasciatelo. Io vi lascio l'episodio, guardatelo tutto, bella! Bella a tutti ragazzi, qui è Giugatore60 e ben ritrovati nel mio canale. Oggi siamo qui finalmente tornati con un nuovo video quiz. Con me c'è sempre ZW Jackson. Benvenuto ciao, anche Giuse. Oggi. Ciao Giuse, ciao ragazzi. Sei pronto, sei carico per questo nuovo quiz perché sono andati molto bene i due che abbiamo fatto la settimana scorsa e quindi siamo subito qui con il terzo quiz della mia storia sul mio canale. Esatto ragazzi, come sempre iscrivetevi al canale, lasciate un bel mi piace e provate a rispondere anche voi a questi quiz qua sotto nei commenti, giusto? Esatto, assolutamente, vedete se riuscite ad indovinarli, vedete quanti punti fate e ovviamente ragazzi cerchiamo di arrivare almeno ad 8.000 mi piace, non ne chiedo 10.000 come la Career Battle, ne chiedo 8.000 perché mi diverto troppo a fare questi video, quindi voglio farne altri, quindi cerchiamo di arrivarci, così tra 4-5 giorni vi butto subito un altro quiz. Perfetto. Posso dire il regolamento, ma direi che si è praticamente capito dall'immagine di copertina, ovvero cercheremo di indovinare i calciatori vedendo una loro foto da piccoli. Senza opzioni, perché in teoria dovrebbe essere abbastanza facile, quindi sì. ci buttiamo così. Ne abbiamo 5 a testa, c'è qualcuno molto molto facile che si capisce subito, qualcuno un po' più difficile. Comunque alla fine vediamo chi ha vinto e chi ha fatto più punti. Certo. Allora, partiamo subito, ho inviato la prima foto del primo bambino a ZW Jackson. Ti è arrivata? Ok, sì, mi è arrivata e forse avrei già delle idee, perché... Ok. Quella faccia è sicuramente super riconoscibile. Poi so che tu sei tifoso napoletano e quindi anche dall'altezza, cioè più o meno è alto come era in questa foto. Adesso è alto più o meno così. Dissing a Lorenzo Insigne, mamma mia. Sì, che poi io non è che sia altissimo e quindi penso proprio che sia Lorenzo Insigne. Assolutamente, assolutamente. Primo punto per ZW Jackson. Era abbastanza facile, diciamo che si va piano piano sul crescere, ok? Partiamo dalle facili e si va sulle impossibili. Comunque, primo punto. Ok, allora, siccome tu sei stato bravo, voglio essere anche io bravo e voglio soprattutto mandarti la prima foto. Dimmi okay. Quando ti arriva, cioè la capisci subito, perché c'è anche il kit. Ok, va bene, va bene. Anzi, no, aspetta, va bene, niente. Ti è arrivata? Mi è arrivata, ma io ho un dubbio tra due. Ti può aiutare quella paperella dietro, forse? Oh mio Dio, che cavolo c'entra la papera? No, infatti non c'entra niente. E allora? No. Era così, giusto per... Mamma mia. Niente, ma non lo so ragazzi. Guardalo bene in faccia. Allora, sono indeciso tra due, però dico De Rossi. È la tua risposta definitiva? Sì, mi butto su De Rossi. Ed è giusto, guarda. Ok. Hai rischiato tantissimo prima, eh. Ma mi è venuto un dubbio clamoroso, ho detto è Totti o è De Rossi. Ma io Totti, cioè stavo pensando un po' a Totti, no? Perché quando cercavamo le foto, io l'avevo visto a Totti, no? Però sì. Ho detto, e subito l'ho riconosciuto, quindi ho detto no, è impossibile, però era un po' più grande nella foto che avevo cercato io. Allora ho detto può essere che è cambiato così tanto da piccolo a 2-3 anni. E invece, madonna. Sono cresciuti i capelli biondi. No, ma Totti da piccolo c'aveva un po' i capelli così, un po' chiari. Però vabbè, è andata, dai, l'importante è esatto, è andata. Dimentichiamo tutto. L'importante è questo. Ti dovrebbe essere arrivato il secondo bambino. L'hai visto? Oddio, mamma mia, un po' abbronzato. Sì, diciamo che c'era solo questa di foto. Ma è pelato poi, non è... Boh. Non ti posso dire niente. Allora, questo qua è abbastanza difficile, eh. Abbastanza difficile, però quella forma del cranio c'era sì. Solo un giocatore. C'era esatto. Solo un giocatore. Sì. E quindi poi in questa foto appunto è abbastanza pelato e quindi sì. Diciamo che mi aiuta
E secondo me è Robben. Giusto, giustissimo, Robben. Cioè, già pelato da piccolo praticamente. Sì, infatti, è subito abbronzatissimo poi. In Olanda, chissà che cavolo di sole si prendono i bambini. Giusto, comunque 2 e 1. Perfetto. Ti mando il mio secondo. Vai. Questo è molto, molto, molto più facile del tuo Robben, eh? Te lo mando lo stesso. Vabbè. Vai. Già, prima ho avuto un dubbio esistenziale, È bellissimo. Si capisce questo, no? Mi viene in mente uno, però non lo so se è lui o no. Non lo so, mi viene in mente... Allora, di primo impatto mi è venuto in mente quel giocatore lì, però... Penso, tu mi hai detto che è abbastanza facile. Chi ti è venuto in mente? Aspetta, non te lo spoiler. Te lo dico dopo, perché ci sto pensando okay. Bene, se no tu mi dici guarda la porta dietro e mi fai confondere. Allora non te lo e dico. E poi magari diventa un portiere, no? No, esatto, stiamo calmi. Allora, visto che tu mi hai detto che è abbastanza facile, io mi butto e ti dico Pirlo. E infatti è giusto. Ok. È giusto. Va bene. Era Pirlo. Mi sono fidato. Sono inconfondibili, esatto. Sì, proprio di primo impatto ho pensato a Pirlo. Però anche prima, di primo impatto, mi è venuto in mente Totti. Però dopo pensandoci ho cambiato. Quindi volevo riflettere per non fare lo stesso errore di prima. Comunque, no, vabbè, sei stato bravo, dai. 2-2. Esatto. Sotto a te, col prossimo. Allora, questo diciamo che è uno dei più difficili. Forse se non il più difficile dei 5. Ma sai che a primo impatto la faccia... È la faccia col classico col classico muso di Antonio Cassano. Però così piccolo, lui non giocava all'Inter, giocava al Bari, così piccolo. Non lo so, diciamo che la borsa è un aiuto, ecco. Oddio, qua mi hai messo in difficoltà. Ah, attenzione. No, non lo so. Cioè, nel senso, questo giocatore è un giocatore che poi è rimasto all'Inter. Ma ti aiuto troppo se te lo dico, però. Ok. Oh, ti giuro che a me viene... Non so perché è uguale a Cassano. Classico bambino arrabbiato che sembra Cassano. Io mi voglio buttare. Antonio Cassano. Giusto! Ha giocato nell'Inter. All'inizio. È Cassano. Ma veramente? Sì, è Cassano. Ma scusami, lui non ha iniziato nel Bari. Certo, però se non sbaglio, prima ancora del Bari stava nell'Inter. Prima ancora del Bari. Dopo. Certo, ah. prima ancora. E io per questo infatti non... però lo sguardo lì è di Cassano, oh, no, sì. Non si può fare niente. Dai, questa 3-2. Mi è andata bene, perché veramente non ci potevo arrivare. Ti mando anche io la terza. Vai, sii buono, che qua sto sudando ogni punto io. Questa è così, perché non è facilissima, va. Non è facilissima, te la sto mandando. Ok. Non è possibile, guarda. Non è possibile. Ce l'hai anche tu. Sì, è Dybala. L'ho selezionato anche io che te la stavo per mandare. Dybala. Giusto, è Dybala. Era pure difficile. Sì, infatti era un'altra che c'avevo lì. Ero indeciso, cavolo, te la stavo per mandare questa qui, Comunque è Dybala. Vabbè, ma così non va. Certo. E quindi cosa facciamo? La eliminiamo e ce ne mandiamo un'altra. Vuoi rischiare? Guarda che te ne mando una agli stessi livelli. No, non lo so. Dimmi tu, io sono già pronto, c'ho la mano sul grilletto. Ok, però il punto non vale per me così. No, così non vale il punto, è come se fosse zero. Non dovevi dirlo che l'avevi vista. Dovevi semplicemente dire, ma secondo me ti bada. E poi te la mandavo io a te dopo. Esatto. Vabbè, mandamelo un altro, dai, nulla. Poi dopo te la cerco pure io, un'altra bella, bella difficile. Ok, allora la sto cercando. Vai. Ok, Giuse, allora al posto di Dybala, siccome lo avevamo entrambi, te l'ho mandata un'altra. Vediamo un po' se la indovini. Cioè, questa è abbastanza facile, cioè si vede subito secondo me. io non lo vedo. No? No, non lo vedo. Oddio, davvero no? Guarda bene i denti. Allora, mi è venuto in mente uno, però non può essere lui, non lo so. Perché quei capelli, quella, non lo so, la forma della testa, i denti, sai, no, ma i denti non ce li ha così adesso, no? O ce li ha pure così? Il muso, cioè proprio la parte davanti della faccia, secondo me si riconosce. E poi che bambino va in giro con due medagliette a caso sul collo, nel collo. Cioè, se non è lui, così non ti dico niente. Allora potrebbe essere lui, ok, il primo che mi era venuto in mente, Icardi. Vai.
Giustissimo. Okay. Beh, si vede che lui. Ok. Vabbè, fatto venire il dubbio, ho detto chi sarà? Sarà tipo, che ne so, buono, non è che è Ronaldo che è cambiato e ha vinto tutto e gira con le medaglie pure da piccolo. E no, che ne so, no. Mi ha fatto venire il dubbio. Meno male, no, dai. Non era lui. Ok, ha indovinato anche questa, quindi potevamo tenere Dybala lì e basta. Sì, esatto, va bene così. 3-3 no, allora, giusto? Sì. Ti invio la mia quarta, che ovviamente non può essere Dybala. Però ti invio l'ultima che ho e dopo ne cerco un'altra anche io. Allora, dovrebbe arrivarti in questo preciso istante. Diciamo che si può indovinare, non lo so, vediamo. Te l'ho mandato adesso. Ok, allora io a primo impatto, proprio a primo impatto ti direi il Gallo Belotti. Perché sinceramente boh, non mi viene in mente nessun altro. Quindi il Gallo Belotti. Sbagliato. È Cavani. Cavani. Sì, ci somiglia un po'. No, un poco. I lineamenti, il viso. Proprio no, proprio non. No, non lo vedi. Non lo vedo. No, te lo giuro, vedevo il Gallo Belotti. Il Gallo, anche adesso che mi ci fai pensare, anche Belotti. Però i lineamenti di Cavani ci sono più o meno. Dai, mettiamola quindi così. Quindi ancora 3-3, puoi fare il 4-3. Esatto. Questa era una delle più difficili. Però io le ho finite. Poi devo cercare l'altro al posto di Dybala. Vai, intanto che ti mando la mia, cerca pure la tua ultima. Ti ho mandato la mia quarta. Oh mio Dio. Non so. Guarda, allora lì mi verrebbe da dire un giocatore solo, però. Ma secondo te è difficile, è facile? Com'è? È facile. È facile. Sì. Allora ti dico Balotelli. È giusto, ok. Non so perché mi fa ridere. Ma perché sembra un vecchio? Cioè sembra un vecchio nel corpo di un bambino. Non so, raga. Sì, ma poi anche la posa come se, sì. Non lo so, da proprio da capo, da non lo sì, so. Sì, sì. Ok. Vabbè, spettacolo questo Balotelli. Ok. 4-3. Ok. Tocca a te, vai. Sì. Ti cerco l'ultima adesso. Allora, l'ho trovata ed è abbastanza difficile. Ok, però se ci ragioni un po', ci arrivi. Va bene? Vai, ci sono. Ok, mandata. Oddio, gli occhi li ho già visti, ma coi capelli sicuramente non c'entrano nulla. Esatto. Sicuramente coi capelli non c'entrano nulla. Zoom per vedere soltanto gli occhi, in qualche modo. Sai che mi sembrerebbe dagli occhi Fabregas. Tu dirai, tu lo vedi Fabregas? C'hai ragione. Però non so perché mi viene in mente Fabregas. E non lo so. Cavolo, questa vuoi... è qua proprio. È Coutinho? Difficile. No, non è Coutinho perché i capelli non c'entrano niente. Vuoi aiuto? Indizio? Sì. Ok. Gioca in una grande squadra della Liga. Suarez. È la tua risposta definitiva? Sì. Sbagliato. Benzema. Azzarola, ecco dove gli avevo visti gli occhi. Sì. Benzema, adesso che mi hai detto sì. Tra l'altro nella foto che ti ho mandato c'era sia lui da piccolo sia lui da grande. E lì proprio si vede la differenza. Poi ovviamente io te l'ho tagliata. Però si vede la somiglianza. Ti mando io la mia ultima. Questo bambino ha 6 anni. Oh mio Dio. 6 anni di bambino, ti dico solo questo. Ma gioca, cioè adesso mica è uno giovane, mica 16 anni, 17, no? No, adesso ne ha tipo 25-26, una cosa così. Ma siamo 4-3 per me, giusto? No, tu le indovinate tutte se non erro fino adesso. Sì. Cioè, vincere hai 4. Vinto. Ah, ok, no. Quindi posso buttarmi allora, tranquillamente. Sì, ti può okay. Buttare, vai. Allora, guarda, io guardando la faccia mi viene in mente Kanté. E invece no, era Lukaku. Io ti ho dato l'indizio all'inizio. Cavolo. Perché non so se ti ricordi il video di Lukaku quando tipo giocava con i suoi coetanei, che lui era 1,90, più alto dell'arbitro. E non l'hai mai visto? No. È spettacolare visto, quel video. Non l'ho visto. Comunque vinto lo stesso, dai. Sì, va bene, cioè, mi sono buttato, c'avevo in mente Luca, perché c'avevo in mente Pogba, Lukaku e Kanté. Pogba sì. Non può essere.
Poi tra Lukaku e Kanté ho detto, boh, per Lukaku penso che abbia più di 25-26 anni, non lo so, quindi cioè, mi sono buttato su Kanté. Però vabbè, non fa niente, va. Vabbè, hai vinto lo stesso, dai. Sì, va bene così. Mi accontento di aver indovinato le altre, che qualcuna era molto molto insidiosa, mettiamola così. Allora, ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Fateci sapere qui sotto nei commenti quanti bambini siete riusciti a indovinare. Magari, visto che voi ne avete praticamente 10 da indovinare, fateci sapere qui sotto quanti ne avete indovinati. Quindi 7 su 10, 6 su 10, fatemi sapere tutto quanto qui sotto nei commenti, e lasciate un bel mi piace, ragazzi, perché se arriviamo a 8000 mi piace tra 4-5 giorni oppure direttamente la settimana prossima, ci sarà sul canale un nuovo quiz. Io ringrazio ZW Jackson, lascio salutare lui, ci vediamo ragazzi, bella bella raga, ci vediamo Giuse, mi raccomando ragazzi, iscrivetevi, lasciate un bel mi piace, ciao ciao.